Io sono sempre portato a guardare avanti. Il passato possiamo continuare a parlarne e c'è una responsabilità chiara. Ogni cittadino campobassano l'ha compresa, anche perché ognuno ci ha messo del suo in termini di sacrifici. Siamo agli arresti domiciliari da 2 mesi e per l'irresponsabilità di qualcuno rischiamo il lockdown. Io confido nell'azione, del presidente Toma che possa anche in questa circostanza adoperarsi per trovare una buona soluzione. Il problema è questo. Siamo stati collaborativi, lo siamo stati in maniera concreta. Basta prendere, tutte le videoconferenze fatte in questo mese per capire quanta buona volontà abbiamo messo. Però, allo stato attuale, il 18 maggio non è una data qualunque. Il 18 maggio ci sono le partite IVA, ci sono i padri di famiglia abbarbicati a quella speranza e nessuno si deve azzardare a togliere questa speranza. Sarà complicato comunque, sarebbe stato complicato comunque anche se questa situazione non si fosse verificata, ma più allunghiamo e più i morti di partite IVA aumenteranno. Io chiedo a Gravina, è una brava persona, ma faccia un passo indietro. È una situazione che non può gestire. Ha dimostrato che manca la catena di comando. È inutile che continua a dire difendo la polizia locale. La polizia locale ha fatto il suo dovere, lo sappiamo tutti. Però io voglio dire in maniera netta e chiara, esiste un regolamento di polizia mortuaria che va attuato. Se alla mattina 2 agenti di polizia municipale che erano in servizio sul territorio hanno ricevuto una chiamata e si sono recati sul luogo e, perdonatemi, la mascherina che va tenuta chiaramente mi crea qualche difficoltà, ma è giusto averla, sono arrivati sul posto. Il sindaco ha dichiarato in commissione che si sono defilati, 3 o 4 persone. Oggi sento la conferenza stampa che le persone che sono scappate sono 10. Ne hanno individuato uno, lo hanno generalizzato, lo hanno verbalizzato e allora a me mi viene da dire, ma nel momento in cui si verifica questa condizione, questa famosa comunità sappiamo tutti come vive, ma non ti viene da attuare un protocollo da catena di comando? La gente riferisce alla centrale, la centrale riferisce a un comandante. Ah, ops, il comandante di polizia municipale non c'è. Forse nelle commissioni di un mese fa il sindaco Gravina farebbe bene a riprendere una mia dichiarazione quando dicevo il 3 di aprile è cessato l'avviso per l'individuazione del comandante. Nominalo, perché ne hai bisogno, perché lui dovrebbe stare non a fare le reclame televisive sotto al comune, perché il problema è stato lui, è stata la sua fretta di comunicare. E allora stai calmo, stai tranquillo, individua prima tutte le situazioni e poi spiega alla città, perché non stiamo giocando, qui non siamo ai Boy Scout dove lui adesso continua a dire ho sbagliato, prendetevela con me, pace è fatta. Hai sbagliato, può capitare, io non me la prendo con te, me la prendo con te, sindaco Gravina, se pretendi di continuare tu a gestire questa situazione per Campobasso. Campobasso ha bisogno di una task force composta anche dalle opposizioni, dove ci sono menti che possono dare un contributo. Do atto ai colleghi della Lega, ai colleghi del PD, della sinistra per Campobasso, che hanno stilato una serie di proposte collaborative e c'è la necessità di un piano Marshall per il commercio. Le attività devono riaprire, si stanno inventando di tutto per vendere i prodotti online, ma la gente deve avere la voglia di comprare quel prodotto online. Perché la fobia che viene a diramare, tra la gente, anche a causa di queste prese di posizioni estemporanee del sindaco che dice di aver monitorato qualcosa, poi il termine è sbagliato, succede che per abituarsi a un nuovo comportamento ci vuole tempo, per abbandonarlo ci vuole più tempo. Allora non ci si può permettere in questo momento nessun errore, soprattutto di comunicazione. Ieri sera un video sui social di 13 minuti, poi la dichiarazione in commissione, poi la conferenza stampa. Signori miei, comunicazione istituzionale. Va spiegato al sindaco Gravina che deve avere una comunicazione istituzionale e soprattutto un rispetto istituzionale. Rispetti le opposizioni perché adesso, io ho sempre detto proposte non proteste, adesso antepongo le proteste nell'interesse dei cittadini di Campobasso.